Tra pochissimo, benvenuti a tavola, un nuovo entusiasmante episodio dell'unico programma che parla di... Persa. Buona visione da... Mamea Limana, negozio nato per i celiaci e per chi soffre di intolleranze alimentari, ti offre una vasta gamma di prodotti freschi, secchi e surgelati e tanti consigli utili. Mamei, in via La Cala 63 a Limana. Si divertono e imparano. Imparano e si divertono. Si divertono e si tengono in forma. Si preparano e si divertono. Piscina di Belluno. C'è sempre un buon motivo per divertirsi. Denti fissi in un solo giorno? Sì, con la clinica Favero a Belluno e la tecnica All on 4. Denti fissi in un solo giorno. Clinica Favero a Belluno, in via Vittorio Veneto, Centro Millennio. Benvenuti a tavola, buon inizio settimana. Arredomania, sponsor e location di questa stagione di Benvenuti a tavola, vi presenta due ragazze, Valentina e Cristina, sono cake designer e resteranno in nostra compagnia tutta la settimana perché con loro impareremo passo dopo passo, quindi puntata dopo puntata, a realizzare questa torta. Oggi sarà Cristina a fare il primo passo e Valentina ad aiutarla, domani si invertiranno. Allora, iniziamo subito con gli ingredienti. Uova, la farina, la fecola di patate, lo zucchero semolato, un pizzico di sale e della vaniglina. La nostra ricetta comincia questo lunedì con la creazione del pan di Spagna. Ma Cristina, come hai fatto a farlo? Ah, è un procedimento lungo, ma non sempre. Allora, devo iniziare a rompere le uova, quindi dividere i bianchi e i rossi. Dopo devo montare bene bene fermi i bianchi con un pizzico di sale e lasciarli lì riposare. Nel frattempo monto in maniera spumeggiante i rossi, aggiungo lo zucchero. Vediamo il prossimo passaggio. A questo punto c'è una fase molto delicata della nostra ricetta. Allora, intanto io ho mescolato fecola, sale e la vanillina nella stessa ciotola, mentre Cristina si occupa, dicevamo, di una parte molto delicata che serve, esatto, per la resa finale perfetta, esatto, del pan di Spagna. Spiegacelo. Allora, per la resa che sia fatta perfettamente dobbiamo fare dei movimenti dal basso verso l'alto leggeri e amalgamare pian piano gli ingredienti in modo che l'aria entri dentro tranquillamente, però che non vada a smontare il tutto, perché sennò non cresce e il pan di Spagna non cresce in forma. Allora, tu continua a farlo, io ho mai montato così gli albumi a neve, mai, e ci trasferiamo in questo angolo di Arredomania perché, come sempre, c'è la promozione magari di qualche complemento. Innanzitutto volevo ricordarvi che da Arredomania non ci sono solo complementi d'arredo, ma ci sono dei veri e propri mobili, la cucina dove stiamo lavorando, letti, divani, scrivanie e la possibilità di progettare la vostra casa insieme a Silvio. E poi, a rifinire la casa, ci sono i complementi. In questo caso, per le più fantasiose, tipo un portagioie, per i bambini invece la possibilità di scomporre queste tazze, di versarci magari il tè per fare merenda, partendo dal fratellino più piccolo arrivando fino al papà, e poi la base che è il portazucchero. Questo lo trovate solo da Arredomania, che è location e sponsor della nostra trasmissione. Mentre io ricompongo questa bellissima opera d'arte, la nostra Cristina prosegue la sua. Dopodiché Cristina va in forno. Esattamente, va in forno a 180 gradi per 35 minuti su una teglia imburrata e farinata. E anche per oggi è davvero tutto, se volete vedere come proseguire questa ricetta, domani puntuali a... Benvenuti a tavola! Bravissima! Arrivederci da...